tutti alternativi. Credo che sia una riflessione, un confronto di idee, progetti, ma anche esperienze fatti da uomini delle istituzioni, delle imprese, comincerà dall'Enel ad esempio, perché anche il governo regionale che è qui presente con me vedrà la presenza di altri componenti, di assessori, come dire, aggiorni il proprio punto di vista, anche perché aggiorni, approveremo un regolamento per l'energia e l'ambiente, un piano che non sarà più una delibera di giunta ma un regolamento, anche perché la nostra impostazione, cioè energia alternativa al servizio delle famiglie e delle piccole imprese, non subisca gli agguati di qualche istituzione che magari involontariamente ripristina il vecchio sistema del saccheggio del territorio che in passato, come vediamo dalle tante pale eoliche che non girano per giunta, ha caratterizzato la Sicilia.